during the angelus the pope recalled the 70th anniversary of the 1949 geneva conventions they were signed shortly after the tragic second world war its objective was to ensure during times of war violence be not inflicted upon the most defenseless the civilian population tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario proteggendo le popolazioni inermi E le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi profughi. E non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana. Beforehand, the Pope reflects on the gospel of the day. He stressed how life is short and one cannot reach heaven by living a selfish life. È una fantasia credere che uno può, possa illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono nel bisogno. Con queste parole il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l'eternità, pertanto siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza mai dimenticare che non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Pope Francis recommended to those present in St. Peter's Square that they should always carry the Bible with them in order to read and reflect on the message of Christ.